Benvenuti ai presenti e a chi ci segue da remoto. Oggi ci vedete vestiti in maniera pesante perché la sala è particolarmente fredda e quindi abbiate pazienza per questo. Abbiamo il piacere questa sera di accogliere un'altra delle giornate del Centro di Studi Torcellani, che sono state molto gradite dal nostro pubblico. Vi saluto quindi a nome del direttore Campagnolo, che oggi non è presente, e vi do l'augurio di buon lavoro senza togliere neanche un minuto al vostro intervento, salvo che per dire che l'appuntamento precedente con il professor Luigi Sperti è stato rinviato e è stato riprogrammato per il 3 marzo. Comunque nel sito della biblioteca viene sempre data notizia di tutti gli appuntamenti. Bene, buon lavoro. Do subito la parola a Marco Molin, che già tutti conoscete. Tolgo la mascherina gialla che fa molto fashion, mi hanno detto. Grazie alla dottoressa Marcon, che è una carissima amica. Dottoressa Marcon, non rimani qua, no? No, ok. Il mio è solamente per dire un grazie, un saluto, perché ovviamente non ho nulla di nuovo, di storico da dirvi, e poi oggi siete venuti non per sentire me, ma per sentire il professor Braccesi e la professoressa Centanni, che già da ora ringrazio. Un grazie a tutti. Un grazie alla Biblioteca Nazionale Marciana, nella persona del direttore dottor Campagnolo, nella persona della dottoressa Giaccheri, con la quale ormai c'è un rapporto di amicizia, perché ci sentiamo spesso, si collabora ovviamente. Grazie per l'ospitalità, grazie per la fiducia, grazie per l'incoraggiamento, grazie anche per i paletti che ci mettete, perché ci fanno stare in riga, no? Perché altrimenti quando si fanno queste iniziative si tende sempre un po' anche a debordare. Quindi grazie davvero di tutto per questa fiducia che è diventata amicizia ormai dopo 8 anni di collaborazione, davvero. Grazie agli amici di questa avventura, tutti i relatori, scusa le spalle professore, ma in modo particolare il professor Lorenzo Braccesi e la professoressa Maddalena Bassani. Come vi ho detto altre volte, ci siamo conosciuti per caso o provvidenzialmente a Torcello, e ne è nata un'amicizia che dura, che c'è ancora e che sta già progettando il futuro. Quindi davvero grazie per questa condivisione di intenti e questa condivisione di idee, che non è solo studio, ricerca, è condivisione di amicizie e anche di valori nel modo con cui noi proponiamo quello che studiamo. E un grazie a voi che siete presenti con coraggio, con Super Green Pass e tutto quello che c'è, e un grazie a chi ci segue, perché io sinceramente non ero d'accordo di fare il ciclo di conferenze quest'anno, avevo paura. È stato il professor Braccesi e la professoressa Bassani, sono stati loro che hanno spronato, e devo dire che hanno avuto ragione, perché chi ci segue è numeroso e chi ci segue da casa è ancora più numeroso, visto che alcune conferenze hanno superato i 170 partecipanti nel corso del tempo, quindi chi vuole può vedersela anche magari di notte quando non prende sonno, no? E in qualche modo questo è positivo, perché vuol dire che c'è interesse davvero. Quindi grazie davvero a tutti voi per la partecipazione, a chi è presente, a chi segue. Vi diamo già appuntamento a più avanti, ci stiamo già lavorando in qualche modo. E davvero grazie per l'affetto che ci dimostrate. Un grazie ai relatori di quest'anno, oltre alla dottoressa, alla professoressa Bassani e la sua collega, la dottoressa Madricardo, anche il professor D'Acunto. Un grazie ai relatori che ci sono stati, che hanno arricchito questo prezioso ciclo di incontri, no? In un anno particolare, in questi 1600 anni mitici di Venezia, in questo anno particolare per più motivi, in questo anno in cui tutti parlano, no, di Venezia, e noi parliamo di Venezia prima delle sue origini, ovviamente, perché vogliamo dire qualcosa di diverso e qualcosa di nuovo. Un grazie alla professoressa De Vido, che ci ha magistralmente parlato della grecità nel mondo adriatico. Un grazie alla professoressa Tirelli, che è qui presente sempre e che è presente sia come relatrice sia come amica, e credeva di abbandonarsi facilmente, invece ormai è stata cooptata nello staff, e quindi grazie Margherita davvero per la presenza. Riesco a dare del tuo alla Tirelli finalmente, grazie davvero per la tua presenza.
Un grazie al professor Sperti, avete sentito che è solo stato rinviato l'appuntamento per dei piccoli problemi di salute, e un grazie oggi ai relatori, al professor Braccesi, al quale cedo subito la parola, e alla professoressa Centanni, che, con i quali magistralmente concludiamo questo ciclo di incontri, dandovi un ringraziamento, come ho detto, ma dandovi già da ora il benvenuto per il prossimo che faremo più avanti. E cedo la parola al professor Braccesi. Ho detto tutto, no? Io preferisco sempre il pubblico in presenza, ma in questo caso il mio ringraziamento a questo pubblico è ancora più accentuato dal grande calore che vedo in questa sala. Qui si muore dal freddo, ma comunque, e quindi vedere tanta gente mi rallegra. Marco, mi fate cenno che non voglio rubare spazio a Monica. Questo angolo dell'Alto Adriatico nei tragici greci. I tragici greci non sono solo quelli che sono giunti a noi nel testo, ma sono anche quelli che sono giunti in frammenti o per testimonianze. Ecco, qui abbiamo una grandissima studiosa di teatro greco e quindi mi taccio. Eschilo, Sofocle, Euripide. Eschilo, in un frammento conservato, citato integro, dice: donne di Adria che avranno costume di lamenti. Adrianai tegunaic stropon exusigon. Donne di Adria. Quindi Eschilo conosceva Adria, sapeva dove era Adria. Qui mi rallaccio anche a cose dette dalla De Vido, che però parlava di Adria nel IV secolo. Qui siamo nel V, siamo nella prima metà del V secolo, ed è importantissima questa testimonianza. Adria è la città che da noi è il mare Adriatico, oltretutto. E quando scrive Eschilo, siamo nella fase dopo la seconda guerra persiana del grande espansionismo economico e poi imperialistico di Atene. Queste donne di Adria, in questo frammentino minimo, hanno costume di lamenti. Perché hanno costume di lamenti? Perché sono così piagnone? Beh, e questo già ci riallaccia a un qualcosa di molto importante, ci riallaccia al mito di Fetonte che cade nell'area del delta del Po e viene poi pianto dalle sorelle, le Liadi, che hanno una metamorfosi in pioppia, eccetera. Ma perché è importante questo mito? Agli effetti proprio della storia economica, se volete, di Atene, perché le sorelline di Fetonte che piangono per la sua morte e vengono tramutate in pioppi, piangono lacrime di ambra, e l'ambra è uno dei prodotti di lusso di cui i greci hanno sempre commerciato nell'Alto Adriatico, che è il punto più settentrionale di tutto il Mediterraneo, dove arrivavano le grandi vie caravaniere in connessione col mare del nord, con lo Jutland, eccetera. Per percepire questa realtà è bene richiamare, oltre le Liadi che piangono lacrime di ambra, anche delle isole mai trovate, isole che non ci sono, ci sono e non ci sono, che sono le isole Elettoidi, isole dell'ambra. Dove stanno queste isole? Stanno in questa laguna, stanno fra il delta del Po e Piazza San Marco, cioè sono le barene che ci sono e non ci sono, e per questo la leggenda è così impreziosita di questo particolare misterioso.
Isole Lepidi, quindi Isole dell'Ambra. Un autore che vi ho riportato nell'handout, un autore che probabilmente vive alla fine del IV secolo o inizio del III, più facile inizio del III, il nome non ce l'ho e quindi non ve lo do. Un autore che lavora su materiali aristotelici, infatti nella biblioteca lo trovate come pseudo-Aristotile, ci dice: dicano che sia il fiume Eridano, cioè il Po, ad avere formato con i suoi depositi alluvianali queste isole, cioè le isole Lepidi, quindi proprio con depositi alluvianali, sono barene che ci sono e non ci sono, a seconda della piena del fiume o delle maree della laguna. C'è poi anche un lago, a quanto risulta in prossimità del fiume, che ha l'acqua calda. Da esso spira un odore greve e dannoso e nessun animale beve la sua acqua, nessun uccello lo sorvola, ma piomba a terra e muore. Questo lago noi ce l'abbiamo, è il comprensorio aponense, presso Padova, era il lago, lo specchio lacustre, citato da tante fonti, e in effetti le esalazioni sulfure provocano queste poco simpatiche situazioni per gli animali che non possono bere, non possono sorvolare, eccetera. Avverto l'obiezione: Padova non è sul Po, sì, questo lo so anch'io, ma per gli antichi, come Padova era una città di mare collegata con la laguna, così era una città connessa in qualche maniera al Po nell'immaginario. Infatti la spiegazione del toponimo, la paretimologia, l'etimologia falsa, è patavium apadi vicinitate. Quindi è questo. E c'è alla fine la cosa più importante. Gli indigeni raccontano che Fetonte, ucciso dal fulmine, sia caduto in questo lago. Su di esso ci sono molti pioppi, sono le sorelle tramutate, da cui stilla il cosiddetto eletto, tocca lume, non è elettron, il cosiddetto eletto, cioè l'Ambra. Dicano, e c'è la spiegazione scientifica, qui in questo luogo ci sono due spiegazioni scientifiche, quella dell'isola Lepidi, che sono barene, e sia dell'Ambra, dicano che sia simile alla gomma arabica, ma che si induisca come una pietra e che, raccolto da indigeni, venga trasportata in Grecia. Proprio qui i commerci sono sottintesi in questo racconto mitico, estremamente interessante. E quindi il frammento di Escolo, nella prima metà del V, ci conserva, attraverso queste donne che piangono, donne di Adria, quindi ben localizzate, dietro una realtà che è quella dei commerci dell'Ambra, trasfusa attraverso il mito di Fetonte e delle Liri. Galoppo, Sofocle, in una trilogia che non abbiamo più, ci parlava della leggenda di Antenore, questo Antenore troiano che arriva fino al Caput Adria e che poi nelle tradizioni successive, ma molto successive, di età romana, si fermerà definitivamente a Padova. Noi abbiamo qui una testimonianza di Strabone che ci parla dell'argomento di questi antenoidi che non abbiamo più. Sofocle, dunque, nel racconto della presa di Troia, riferisce che davanti alla porta di Antenore sia stata appesa una pelle di leopardo come segno di riconoscimento perché fosse lasciata inviolata la casa.
la giustificazione del perché si salva. Riferisce inoltre che Antenore, i figli con gli Enetori, sono questi un popolo che abitava la Paflagonia sul Mar Nero, con gli Enetori sopravvissuti, erano alleati di Priamo, di Troia, trovarono scampo in Tracia e da qui si diressero alla volta della cosiddetta terra enetica sull'Adriatico. Questa Enetiche Core non è altro che quella che diventerà la Venezia marittima. Questa è l'Enetiche, è questa. Ecco, è inutile che sottolinei l'importanza di questa tradizione che poi marcerà attraverso i secoli con continue rimanipolazioni e strumentalizzazioni politiche. E voi già capite che se un troiano arriva nell'area di Venezia, nell'Alto Adriatico, c'è un altro troiano che arriva alla foce del Tevere e che si chiamava Enea. Quindi c'è il Pandan che nasce già nel V secolo avanti Cristo fra Antenore ed Enea, che segna quando Antenore diventerà il fondatore di Padova, segna un connubio fra le due città, un connubio talmente importante perché poi a un certo punto, man mano che Roma vince in Oriente e aggrega come province tante terre d'Oriente, per dire Macedonia, la Siria, l'ultima l'Egitto, ai vinti cosa rimane? Rimane solo la voce per denigrare Roma. E dicono, beh, Roma è fondata da Enea, ma se Enea si è salvato è un traditore, è un traditore. Ecco. E allora l'analistica romana, che non poteva rifiutare la diceria, le dicerie malevole, nessuno le ferma, dice no, Enea no, è puro, senza macchia, un autore che scrive alla corte di Tolomeo I Sater, dice non pius, ma eusebestatos, piissimo, mentre invece il traditore, il poco traditore è Antenore. E così che nasce poi in ambiente romano e fino all'età augustea poi tutto cambia. Ma importantissimo è che Sofocle, quindi nel V secolo, conosca già la tradizione che noi tante volte attribuiamo solo a Livio e a Virgilio, molti secoli prima, una trilogia. E il valore del mito troiano poi è un valore propagandistico enorme, perché Atene, man mano che conquista mercati occidentali, dà l'etichetta di troiani ai popoli con cui vuole instaurare rapporti diplomatici. Non sono né greci né barbari, sono troiani, una etichetta intermedia, quindi ritrovate in Occidente troiani veneti, troiani coni della Siviltide, troiani gli elimi e troiani i romani. Non bisogna dimenticare che nella stessa età in cui scrive Sofocle, due grandi storiografi di ambiente ateniese ma di origini asiatiche, Damastra del Sigeo e dell'Amico di Lesbo, fanno arrivare Enea a Roma, anzi lo fanno i fondatori Tucur di Roma. E questa tradizione è una tradizione che è ricordata anche da Polibio, che era una persona seria, eccetera. E se posso permettermi una divagazione e dirvi qualcosa di meno scontato, vi dirò anche che Sofocle scrive una tragedia che non abbiamo, però abbiamo dei frammenti, in questo caso sì, che è il Tritolemo. Chi è Tritolemo? Era il figlio della dea Demetra, la dea Demetra che è quella che si lega ai raccolti, alle messi, al grano, eccetera.
e anzi questo bambino, questo tritonimo, ha l'incarico di seminare il frutto prezioso in tutto l'Occidente. E c'è un frammento che vi ho riportato di seguito, è la madre che parla col figlio, alla tua destra l'intera Inotria e il golfo tirrenico e le contrade dei Liguri ti accoglieranno, alla tua destra esta dexia o Inotria te pasa cae tirsenicos colpos di gusti che deghe se dexetai. Ho citato il greco non per esibizionismo, ma perché in questo caso è importante. Ora, questo frammento è sempre stato inteso e riferito al mare tirreno, perché vedevano un colpo tirrenico, vedevano una terra ligure, ligustiche, ghe. Ecco, ma l'Enotria, l'Enotria dove c'è Sibari, l'Enotria non sta in Tirreno, ma sta nello Ionio. E se uno, Tritonimo, non viaggiava in nave, ma viaggiava in aereo come Fetonte, e se una via finì in Sicilia, poi dice sulla tua destra, sulla tua destra, non è la sinistra, la destra c'è lo Ionio e l'Adriatico. Ma come poter giustificare in Adriatico un tirsenicos colpos? Molto meglio che in Tirreno, perché il Tirreno non è un colpo, scolpo significa golfo, golfo, e l'Adriatico è un golfo, in tutto l'Adriatico è sempre Ionio scolpos, Adria scolpos, eccetera. Ma perché Tirsenicos, da una grande città etrusca, un grande emporio etrusco, attivo proprio nell'età in cui Sofocle parla, basta che voi andiate a Ferrara, ve ne rendete conto, se andate a Ferrara al palazzo di Lodovico il Moro, trovate tanta di quella ceramica attica con firme di maestri famosi che non ci sono nemmeno al Museo Nazionale Archeologico di Atene. Ecco, e quindi chiamare l'Alto Adriatico Golfo di Spina, Tirsenicos Colpos, non mi crea nessun problema. Il problema semmai viene dalla terra ligure, ma è un falso problema, perché la leggenda di Cicno, che va a piangere sul cadavere di Fetonte, consolando le sorelline Eliadi, Cicno spaziava nel suo regno dalla Liguria al Po. E vi ho citato anche una testimonianza, ma ne potevo citare altre. Cicnus cum Liguriam in coleret et in ripa, e ridinis, amnis, eccetera. Cioè abitava nel paese dei Liguri, dove scorreva anche il fiume Ridano. Ecco, quindi non crea problemi. E questa è un'interpretazione che mi piace e che rovescia, ovviamente mi attirerò moltissimi nemici, che rovescia un'interpretazione tradizionale, ma c'ha il vantaggio di restituire l'Enotria dove sta, cioè in territorio di Sibari. Oltretutto, nello stesso Tritolemo si accenna in un altro frammento all'Enotria e si dice la fortunata Italia per il candido frumento biondeggiare. È fortunata, mi taci aggiunto in latino, è Plinio che lo trasmette. E quindi Tritolemo arriva in Sicilia, poi volta a destra, e quindi grano siciliano e grano padano. E Atene ha bisogno di grano sempre, continuamente, perché la sua rivoluzione di culture che risale, culture di terra, che risale all'età di Pisistrato, quindi un secolo prima, vero? Voleva che gli ateniesi coltivassero i prodotti che potevano coltivare,
olio e vino e importassero grano altrove. E sarà un problema enorme per Atene, e anche negli anni peggiori della guerra del Peloponneso i mercati granari adriatici sono aperti per Atene. Quanto c'ho ancora, Marco? No, Marco non c'è più. C'ho ancora 5 minuti? 5, benissimo. E con 5 minuti, scusate, noi oggi è la maratona, ma contro il freddo la maratona fa bene. Ecco, Euripide, cronologicamente viene dopo, siamo sempre nel V secolo, siamo però in un periodo di crisi, in un periodo della guerra del Peloponneso, più che altro, e scrive addirittura una tragedia, Fetonte, scrive un Fetonte di cui sono superstiti 300 versi, ma questi versi non si parla mai della leggenda di Fetonte. Però il titolo è estremamente significativo, Fetonte, come è significativa la trilogia di Sofocle, Antenoride, alle volte basta un titolo. Né in questi versi del Fetonte si ricorda Ippolito, mi sembra che parli, si ricorda Fetonte e tutto. Nell'Ippolito, che è un'altra tragedia di Euripide, si accenna viceversa a un prodotto di lusso dei Veneti, i cavalli. Ed è Ippolito che parla, dice: Artemide, sovana di Libna sul mare e delle palestre risonanti del calpestio dei cavalli, fa tu che io mi trovi sul tuo suolo e domare i puledri, i veneti. Questa Artemide che era venuta sul suolo veneto per domare i cavalli veneti. Questi cavalli veneti hanno una tradizione lunghissima, già prima del teatro di Quinto, Alcmane, in una bellissima lirica, paragona le chiome di una donna, di una fanciulla, alla criniera dei cavalli. Probabilmente saranno i cavalli di Avelengo, che sembrano, adesso questa è una battuta. E i cavalli erano rinomati, i cavalli veneti, per le corse ad Olimpia. Noi abbiamo, con riferimento all'anno 400, all'anno 440 avanti Cristo, cioè la datazione delle Olimpiadi, un certo Leonte di Sparta, beniamino del pubblico, che è vincitore di gare su cavalli veneti. Leonte di Sparta, vincitore su cavalli veneti, appartenenti al padre, cioè il nome della scuderia del padre. E questa era una iscrizione che è stata raccolta da un dotto ellenistico che aveva raccolto tantissime iscrizioni, per noi prezioso, Polemone, di Ilio. E questo Leonte aveva vinto i Pois Nicesas Enetais. E per concludere vi ricorderò, e qui veramente mi riallaccio alla prima lezione di questo ciclo, che Dionigi il Grande, solitamente detto il Vecchio, ma lo chiamavano Dionigi il Vecchio, ha preso il potere che era giovanissimo, non capisco perché lo dobbiamo chiamare Dionigi il Vecchio, e Dionigi il Grande aveva addirittura, ce lo dice Strabone, Dionigi il tiranno di Sicilia aveva fatto venire di qui, cioè dal Veneto, il suo allevamento di cavalli da corsa, tanto che i greci conobbero la fama degli allevatori veneti. E questa razza divenne per lungo tempo celebre presso di loro.
Quindi i cavalli, adesso qui siamo all'inizio del IV secolo, questi cavalli venti ricordati da Euripide nell'Ippolito aprono una stagione di memorie di cavalli che va molto oltre lo stesso Dionigi il Grande. Io mi scuso per la fretta con cui vi ho raccontato queste cose e sono certo che Monica parlerà in maniera più distesa e convincente. Grazie Lorenzo Braccesi, io non parlerò in maniera né più distesa né più convincente perché tra l'altro i materiali sono questi. Ringrazio anch'io sia l'organizzazione della Marciana che le persone che sono qui con noi perché tra freddo, pandemia, scioperi, Green Pass eccetera, diciamo così, abbiamo fatto un piccolo percorso di ostacoli per arrivare e siamo qui. Ora vedrete come in realtà i testi sono questi, per cui io non farò altro che rileggere in modo ovviamente con occhi miei, cioè con occhi diversi ma molto sintonici, complici rispetto a quelli dell'amico Lorenzo Braccesi, gli stessi frammenti. Con un piccolo approfondimento appunto sull'Ippolito di Euripide, perché secondo me vale la pena un po' fermarsi su quei bellissimi versi. Euripide non sempre scrive bene, ma lì insomma diciamo così che quando Euripide non dorme tanto, ma lì insomma Euripide è molto bravo. Allora comincio anch'io da Eschilo e da questo verso che è uno dei due frammenti attribuiti a questa tragedia che si chiama l'Eliade, appunto, che riguarda le sorelle di Petonte, che come ha ricordato Lorenzo sono le sorelle di Petonte, che ricordo brevemente il mito, ovviamente lo conosciamo tutti, che chiede al padre il carro del sole e poi non sapendolo governare cade nel fiume Eridano e viene poi, diciamo così, il suo corpo. Sos tua mortalis non est mortale codoptas. Ho adottato questo mio giovane assistente che legge i versi, farà carriera questo ragazzo, e dicevo appunto che Eschilo appunto dedica questa tragedia a questo mito che vorrei ricordare. E bisogna un po', come posso dire, non cercare sempre di non appiattire la versione mitografica alla versione ultima e maggiore che noi conosciamo, perché è vero che la versione maggiore prevede che le sorelle di Petonte, le Eliadi appunto, compiangendo il corpo del fratello vengano poi appunto mutate in pioppi, però questa è una versione in realtà tarda. È Ovidio in quel meraviglioso delirio che sono le metamorfosi, in cui tutto si trasforma continuamente in tutto, che raccoglie questa variante del mito. Nei testi antichi abbiamo soltanto queste sorelle che raccolgono appunto il corpo del fratello combusto e caduto appunto nell'acqua del fiume e lo piangono. Ed è molto bello appunto il fatto che in questi due frammenti soltanto residui delle Eliadi ci siano appunto queste ginaiches che tropon exus igon, che sono appunto abituate a piangere, le donne di questo paese sono abituate, hanno questo tropo, hanno questo carattere che le porta a piangere, perché è una specie di imprinting mitico che è dovuto appunto alle Eliadi. E ce n'è un'altra appunto, un altro piccolo frammento attribuito all'Eliadi parla proprio di una specie di fonte inesauribile di pianto, e anche questo è un altro mistichio attribuito all'Eliadi di Eschilo. Tra l'altro Plinio, nel citare chi ha trattato dell'Eliade dei Petonti, dice si chiamerebbe Electron queste lacrime, questa ambra, perché il sole sarebbe stato chiamato abitualmente Lector, ma moltissimi poeti non erano, per primi Eschilo, Euripide ed altri. Certo. Ma ciò dice è falso, perché qui in Italia si sa che non è così, questo lo dice però Plinio 5-6 secoli dopo rispetto appunto ai testi dei tragici. È molto bella questa idea, cioè l'idea che le sorelle in realtà, a differenza della versione, della variante mitica rappresentata da Ovidio, cioè raccontata da Ovidio appunto in quella specie di
abisso, che sono appunto le metamorfosi, questo continuo trasformarsi della natura, sono in realtà hanno queste lacrime che sono ambra. C'è un bell'articolo quando in contemporanea un ritrovamento, tra l'altro archeologico, a Fratta Polesine, di una serie consistente di frammenti di ambra, un articolo di molti anni fa del 1982, che ha un bellissimo titolo perché si chiama Il pianto ambrato delle Eliadi. Quindi fa una cosa bellissima, cioè il pianto che è ambra. E su questo pianto, connesso con i frammenti di ambra trovati appunto in molti luoghi culturali e forse anche a alcuni oggetti legati al mito di Fetonte, un piccolo carro di Fetonte e altro, tutte queste sono tracce molto importanti perché è vero quello che dice Lorenzo Braccesi, ci aiutano a ricostruire un contesto storico, che è un contesto storico, economico, che ci racconta sicuramente di un paesaggio sociale ed economico in cui questa regione non soltanto era molto abitata, ma era sostanzialmente un'arteria importante di questi traffici, di questi scambi tra nord e sud, tra nord Italia e centro Europa, per appunto per il trasporto soprattutto dell'ambra. Però è per cui importante questa traccia, perché ha un valore materiale e economico, ma non è solo questo. Io sono sempre per salvare un po' l'immagine del mito rispetto alla spiegazione eziologica, cioè il fatto che nasce l'idea delle lacrime delle sorelle di Fetonte perché è la figura poetica di una realtà materiale, no? Che viene in qualche modo trasfigurata. Per cui servono anche queste a corroborare una ricostruzione storica, però c'è anche una grandissima autonomia semantica. L'idea di queste sorelle che proprio perché sono figlie del sole, attenzione, sono luccicanti di per sé, questo le fonti lo dicono molto spesso, luccicano e per cui le loro lacrime diventano ambra, che si pietrifica, che diventa l'oggetto prezioso, diventa quella cosa che poi nelle fonti, nelle polizie letterarie di dicembre, eccetera, si tratta di questa gumma compressa, no? Lui dice, cioè del fatto che l'ambra poi raccoglie degli oggetti e anzi, secondo proprio Angelo Decembrio, gli artisti che facevano arti antiche e poi rinascimentali, che fanno le gemme, che fanno appunto i cammei, eccetera, si esercitano per imitare la natura, perché le gocce d'ambra che si cristallizzano raccolgono dei piccoli oggetti, dei piccoli frammenti di foglie, dei piccoli frammenti di animali, e questo mi sembra che sia una cosa molto bella. Per cui non una didascalia, non una trasfigurazione appunto, come posso dire, a Fasulla o altro della realtà, ma un'autonomia semantica che costruisce un paesaggio immaginario importante. Cioè il fiume, i pioppi, che ci sono anche se non sono le sorelle trasformate, le lacrime d'ambra, che sono, insisto, un testo a fronte rispetto alla realtà storica che andiamo a ricostruire. In mezzo ci sta Sofocle, non dirò nulla perché sugli antenoridi appunto ha ragione Lorenzo Braccesi, basta il nome, cioè il fatto che un tragediografo dedichi un'intera trilogia a questa saga è importante. Vorrei ricordare anche, riallacciandomi a quello che diceva Lorenzo sul discorso di Enea traditore, che Sofocle dedica diverse altre tragedie perdute per noi ai nostri troiani, cioè non c'è appunto solo l'Antenordi, per esempio c'è l'Oconte, che è una tragedia in cui c'è un preciso riferimento proprio a questo tradimento di Enea, perché a conferma, ma anche in qualche modo retrodatando questa versione che Lorenzo definisce malevola di Enea traditore di Troia, vorrei ricordare che in realtà è un po' il contrario, cioè Enea che scappa da Troia con i penati, tutta quella anche retorica un po' romantica virgiliana che Virgilio mette in campo per garantire la genealogia appunto di Iulo a battuto vantaggio di Augusto, in realtà è una tradizione molto più tarda di quella antica che prevede che Enea vada via da Troia prima che Troia cada. Nell'Oconte di Sofocle è così. Enea scappa da Troia prima e tutta la scena... Stando per cadere Troia, lui si rifugia sul Monte Ida spaventato da quello che
che succede alla Conte, che secondo alcune fonti è suo zio, tra l'altro, è il sacerdote appunto che viene aggredito dai serpenti marini. Spaventato da quell'evento, si ritira con tutto il suo esercito sul Monte Ida e poi appunto negozia con gli Achei una specie di corridoio per cui passa e se ne va. A me piace pensare, ma mi piacerebbe appunto lavorare anche con Lorenzo su questo, che tutto il balletto davvero della caduta di Troia, così come viene raccontato nell'Eneide, quando c'è la madre Venere, vi ricordate, no? Che continuamente dice vai via, scappa, e lui dice no, devo restare perché io devo difendere la città, sia in qualche modo risponda a questa tradizione che era molto forte. Enea appunto diventa colui che parte dopo, ma in realtà nelle fonti precedenti è colui che scappa prima della fine di Troia, per cui tutta la tradizione positiva su Enea in realtà è anche quella opera di una bella tradizione. Sì, comunque abbiamo Stesico già. Abbiamo Stesicoro, sì, ma non è soltanto. Se posso intervenire, sì, certo. Anzi, chiacchierando, certo. Nel Tuitolemo, un frammento del Tuitolemo, c'è un qualcosa di più, va sul Monte Ida, ma si prepara un'emigrazione. Certo. Per fondare una poichia, che in greco significa una colonia. Se avessimo il Laconte, però sulla Conte il nome della colonia molto probabilmente sarebbe Roma, dato che gli storici contemporanei fanno arrivare né a Roma. Per cui voglio dire, è molto interessante come appunto il mito si presta sempre a dire in modo anche diverso e contraddittorio appunto la realtà del tempo, e Virgilio appunto, diciamo così, distorce un po' questo racconto del Nostos, non esattamente, non sempre luminoso e eroico di Enea, per raccontare una storia che faccia anche un po', vedendo più grande poema che l'Eneide, però che faccia anche un po' gioco, diciamo così, alla Gensuria. Tornando ai tragici, volevo tornare su questo frammento che Lorenzo appunto ha citato soltanto un verso, che è questo frammento dell'Ippolito di Euripide, che è molto molto interessante, perché vorrei ricordare anche qua, la sappiamo tutti, ma ricordo brevemente appunto la trama. L'Ippolito, ricordo, ha come protagonista non Ippolito ma Fedra, che è la matrigna di Ippolito, che viene colpita in modo tra l'altro anche innocente, lei e anche Ippolito sono entrambi vittime di una contesa tra Artemide ed Afrodite, che si presentano proprio nel prologo e che litigano tra loro, perché in realtà Ippolito, non Fedra, che è quella che poi viene più colpita, è troppo, come posso dire, monoteista, è troppo dedito ad Artemide, è un ragazzo, disdegna l'amore come tutti i ragazzi, gli piace stare con i suoi compagni, andare a caccia, e per cui disdegna l'amore, e per questo appunto Afrodite decide di colpirlo in modo molto indiretto, colpendo la matrigna Fedra, facendola innamorare del figliastro Ippolito e poi costruendo tutta la tragedia che adesso non vado a ricostruire, perché è anche un meccanismo drammaturgico molto molto complicato, che porterà comunque alla morte e di Fedra, che si suiciderà per il suo buon nome, per la sua gloria, perché è stato smascherato questo suo tentativo di seduzione del figlio, sia del figliastro, sia appunto Ippolito, che verrà travolto poi dalle ondate di Poseidone. Allora, siamo nel momento in cui, attenzione, Fedra è all'inizio, siamo quasi all'inizio della tragedia, verso 223, e c'è in scena, non è Ippolito che lo dice, ma mi piace molto l'errore che ha fatto il mio allievo Braccesi, perché non è Ippolito, ma è molto bello, perché è proprio Ippolito invece che sta parlando. È una Felix culpa questa di Lorenzo. Perché in realtà è un lapsus, perché in realtà è Fedra che sta parlando, ma perché si identifica nella mappa Ippolito. È il dialogo bellissimo tra la nutrice, che come sappiamo spessissimo nella tragedia greca, a cominciare da Eschilo, non è un personaggio secondario. La nutrice è quella che noi vorremmo sempre avere vicino a noi, averla una nutrice che non solo quando sei piccolo ti dà il latte, ti pulisce, ti lava i panni, come dice la nutrice appunto di Oreste nelle Coefore, ma avere una nutrice che fin quando sei grande ti sta accanto e tiene al fatto che tu stai bene, è una persona che ti sta accanto e che si cura di te, del fatto che tu stia bene fisicamente, una cura tutta materiale, tutta molto, molto materna,
perché anche Euripide, come Eschilo, l'ho detto recentemente, in un convegno sulla cancer culture, è un autore con l'apostrofo, perché come tutti i grandi poeti è poeta, maschio, femmina, anche tante altre cose. Non è vero che c'è la poesia maschile, c'è la poesia femminile, c'è la grande poesia dei grandi poeti e poi c'è la poesia bassa dei poeti scarsi che possono essere di qualsiasi sesso e non dicono assolutamente nulla. Attraverso le parole di Euripide, adesso le sentiremo, ma anche di Eschilo, parla anche una voce della cura femminile che è straordinaria, perché è proprio la cura materna e il fatto del pensare non tanto a quello che pensa Fedra, al suo amore o al fatto di avere la buona gloria, poi il motivo per cui si suiciderà. La nutrice vuole che Fedra sia sana, sia viva, stia bene. E la nutrice, appunto, Fedra sta smaniando, è in delirio amoroso, è completamente disfatta, non mangia, non dorme, non sta ferma, è spettinata e la nutrice, appunto, la accudisce, le dice così: perché, bambina, ti tormenti in questo modo? Che c'entra ora la caccia? Perché Fedra aveva detto la caccia, voglio andare a caccia, voglio andare appunto nelle montagne, eccetera. Cosa ti interessa la caccia a te? Cosa interessa la caccia a te? Smani per l'acqua delle fonti? Ma vicino alle mura c'è un ruscello, puoi bere là. E Fedra, però Fedra che si sente Ippolito, perché è così innamorata di questa giovane creatura che si identifica con lui, dice proprio: Despo in alias Artemilimnas, Artemide, signora della laguna Salmastra, signora delle palestre, certo. Dove si sente lo scalpitio dei cavalli, come vorrei essere là con te, nella terra che ti è sacra, a domare le cavalle venete. Allora, Artemide in questo momento è Ippolito, è completamente appiattita su Ippolito. L'autrice dice: cosa c'entri tu con la caccia? Cosa c'entri tu con tutto questo? Cosa vogliono dire queste parole? Prima le cacce sui monti, ora le cavalle, le risponde la nutrice, sulla spiaggia, ai bordi della laguna. Un indovino servirebbe per capire qualcosa, per capire chi degli dèi ti agita la mente così, ti fa delirare, bambina mia. E Fedra dice, si risveglia, come si riscatta da questo suo delirio amoroso, e dice: povera me, cosa ho fatto? Dove si è persa la mia mente? Vaneggia, vaneggio, sono in preda a Ate, che è la dea che acceca. Aiutami, nutrice mia, coprimi il capo, mi vergogno di tutto quello che ho detto, nascondimi. E la nutrice, cripto, ecco bambina, ti copro, ti nascondo, no? C'è questa vergogna dell'aver in qualche modo mostrato il suo amore. Ecco, quando poi, più avanti, c'è la situazione precipita, perché Fedra appunto mette in atto una strategia, tra l'altro una trappola, un inganno, di cui poi lei stessa è la prima vittima, il coro dice, c'è un'altra ripresa dell'Eridano, e dice, a un certo punto il coro vaneggia anche lui, no? Il coro, come è stato detto e come io penso che fosse, è un grande organo estetico del dramma, sente quello che sentono i personaggi e quello che sentiamo noi dalla cavea, dal teatron, e lo restituisce dal punto di vista proprio estetico. E il coro dice, siamo ai versi 735, vorrei sollevarmi sopra i frutti del mare, andare nelle rive adriatiche, l'acqua dell'Eridano, dove nell'onda cupa le tristi fanciulle versano per il lutto di Fetonte lacrime, piangono lacrime luccicanti di ambra, Electro Faes. Allora, questo è, no? Allora, è questa totale identificazione in cui l'Artemide della laguna, l'Artemide Salmastra, è quella che governa appunto dove ci sono le cavalle venete. Non credo che siano stati riconosciuti tempi appunto di Artemide. Ci sono dei tempi in Grecia appunto di questa Artemide salsa, Artemide lagunare, però non ce ne sono qui. Però in realtà, attenzione, Artemide, insisto, è il principio che si contrappone ad Afrodite. Lei si sente Ippolito, è totalmente identificata con Ippolito. Ecco, la cosa che voglio dire appunto è questo, cioè sostanzialmente questi testi, come dicevo prima, descrivono più che altro un paesaggio. Queste figlie del sole che vengono continuamente evocate, che per cui devono essere appunto un mito importante, legato a fatti commerciali, diciamo, ma non solo, portano nella loro natura, diremo noi ora nei loro geni, nel loro DNA, qualcosa di luccicante che è diventato lacrime di ambra. Ed è un'immagine, questo è un paesaggio che ha a che fare con
con la laguna, con il Po che arriva in laguna, anche se sappiamo appunto come è stato detto, ma in realtà anche questo, in questa geografia, in questa cartografia in cui appunto i fiumi sono in qualche modo delle specie di beni di acqua, no, che attraversano le terre, in realtà poi chi sia affluente, chi sia fiume, non è così importante, no? Lo sfogo del Po è in questa laguna salmastra, che in realtà copre, come diceva prima appunto Lorenzo Braccesi, tutto il nord Adriatico, che è un colpos, che è un golfo, che arriva alla fine da Spina fino a qui, cioè non c'è una anche separazione. Qui, no? Da Ravenna. Da Ravenna, appunto, per cui appunto anche da più sotto, per cui è tutto un colpos, perché appunto questo paesaggio. E appunto queste immagini, le lacrime ambrate dell'Eliade, il piano del fratello, la laguna salsa, questo salso regno di Artemide, questi cavalli. Direi che questi frammenti, questi scarsissimi frammenti, come avete sentito, però il passo dell'Ippolito è molto bello, dei tragici ci raccontano un po' questo. Io per ora mi fermerei qui, perché adesso vorrei un po' dialogare con Francesi o con qualcuno, se qualcuno ha qualcosa da dirci. Anzitutto con qualcuno. Ci sono domande? Sempre difficile rompere il ghiaccio. Allora, Monica, se vuoi dialogare con me? Vai tu. Vai tu. No, io credo che la laguna salmastra di Euripide possa assolutamente legarsi, come hai fatto tu, ma non credo sia mai stato detto, proprio all'Artemide che in queste terre adomare i cavalli veneti. No, perché di solito viene tradotto come Artemide delle paludi. Artemide. Che in realtà, attenzione, che è l'innates, no, però in realtà, attenzione, la situazione, come sappiamo, delle barene, della laguna, questa situazione mista, terra, acqua, eccetera, è esattamente una situazione che, cioè l'imne si può tradurre diversamente. Certo, l'imne si può tradurre diversamente, brava. Sì, l'imne si può tradurre, in tal caso, ecco, io trovo che questa interpretazione funzioni, non solo funziona per me che porta, ma proprio merita. Ripensaci ancora un attimo, ma siccome la tua lezione, queste lezioni le pubblicheremo. Ecco. Queste sono le minacce. Prima appunto invitano a parlare qua con voi, liberamente, una cosa piacevole, poi ti minaccio, ti dicono queste cose le pubblichiamo perché poi devi anche scrivere. No, vediamo. Sì, intanto siamo qui e ne parliamo. Ecco. Queste sono le minacce degli organizzatori delle conferenze. Prego. Sì, prego. Venga qui. Così la sentiamo meglio, ci scaldiamo un po'. Parecchi anni fa, in una delle prime lezioni, se non ho capito male, è stato parlato dei cavalli di Equilium, l'antica Jesolo. Mm-hmm. Non ricordo se, a proposito, nell'Iliade se ne parla, ma adesso mi viene il dubbio che non sia nell'Eneide. Potete dirmi? Nell'Iliade. Non sono riuscita a trovare però dove, perché ho cercato e mi sembra che rientri. Grazie. Sì, sì, certo. I cavalli venti hanno una tradizione che non si dice più, e anche una serie di nomi, perché non sono solo Ippoli, sono Eleitero, Corsieri, Poloi, ecco. E quindi anche questa, scusa Marco, scusate voi, si dicevo che anche questa gamma di nomi con cui sono ricordati i cavalli veneti ne sottolinea l'importanza, in taluni casi le funzioni, dato che sono cavalli da corsa, non so se no, la grecista è d'accordo. Quel passaggio che leggeva prima appunto Lorenzo del vanto
di chi ha vinto una gara con i cavalli veneti, perché i cavalli veneti sono proprio fin dalle fonti, fin dall'Iliade proprio, ce ne sono, sono almeno, se non sbaglio, 4-5 occorrenze, ma ricordami nell'Iliade ce l'abbiamo, insomma, cioè, 4-5 occorrenze in cui si parla proprio della razza dei cavalli veneti come una razza molto importante. Tra l'altro, sui cavalli veneti, se vogliamo fare appunto un po' di equinologia, ricordo che la professoressa Bassani qualche anno fa ha fatto una scoperta veramente molto molto notevole che riguarda proprio appunto i trattamenti, come posso dire, con i fanghi della zona di Montegrotto, di Abano, eccetera, perché questo è proprio di Abano, no? In cui c'era una serie, faccio un po' la sponsor di Maddalena Bassani, dalle sue varie ricerche appunto ha fatto questo, che è una cosa molto bella, perché c'era una serie di ex voto con delle parti di corpo di cavalli e c'erano varie interpretazioni, come sempre abbastanza oziose, varie e diverse, sul perché queste persone che venivano a farsi i fanghi poi dedicassero come ex voto questi oggetti che avevano a che fare con delle gambe di cavallo, delle teste di cavallo o altro. E Maddalena Bassani ha fatto un'ipotesi che è molto molto bella, che è anche la più economica, come sempre spesso le cose scientifiche sono quelle che funzionano in modo più economico, cioè che in realtà fossero i cavalli che erano oggetto di questi trattamenti di fanghi terapeutici, perché in realtà, attenzione, i cavalli da corsa, i fanghi, eccetera, i garretti, i cavalli appunto, i chelai, quelli che ricordava prima appunto Lorenzo, hanno bisogno di una manutenzione importante, perché ricordiamo i cavalli da corsa sono anche un bene prezioso, oltre che essere, però appunto questa tradizione, questo paesaggio, diciamo così, molto, molto potente, molto forte, anche riguardo appunto a questa razza equina, è sicuramente attestato fin dall'Iliade, perché c'è proprio una tradizione che deriva da prima. Sì, no, indubbiamente, nel caso del comprensorio aponense, anch'io sono d'accordo sull'importanza dei cavalli, delle cure per i cavalli, ecco, di cui parlava Maddalena, ne abbiamo parlato diverse volte. La stupidità però viene sempre fuori, perché in un cartellone che hanno messo sulla piazza di Montegrotto c'è scritto che questi cavalli indicano il culto di Diomede. Diomede non è mai stato un veterinario, quindi non capisco. Diomede è attestato in aree limitrofe, lo sappiamo tutti. Ma un cavallino che sia un ex voto, che sia, insomma, non funziona. Ecco, bisogna sempre stare attenti quando si leggano questi manifesti di cui si fa bella l'amministrazione locale. E poi soprattutto quest'idea di ricondurre tutto, esattamente come tutto non è riconducibile, lo dicevamo prima, all'aspetto, ovviamente è importantissimo tenerne conto, all'aspetto economico, materiale degli scambi, così tutto non è riconducibile, sempre aspetti cultuali, cioè il culto di Diomede, il culto del cavallo, cioè la simbologia del cavallo, stiamo anche un po' attenti, è semplicemente un ex voto perché il cavallo si è sanato e si è guarito, sì, grazie ai fanti, che è una cosa molto più bella, molto caso, più divertente. In quel caso non c'è proprio niente, il che non toglie che questa sia una terra non solo legata al prodotto cavalli di cui abbiamo parlato, ma che evoca anche a livello mitologico la presenza del cavallo, perché il Diomede attestato in area veneta si lega a un sacrificio del cavallo. Diomede di per sé, come i cavalli di Reso, eccetera, c'ha dietro, ecco, e una tradizione che a noi ci è arrivata in forma tarda, ma chi fa il mio mestiere sa che deve abituarsi a cercare le origini delle tradizioni. La tradizione c'è giunta attraverso un poeta latino, Marziale, direi proprio Marziale, ci parla del cavallo di uno dei Dioscuri, il cavallo Cillaro, con cui che viene fuori scalpitando dalle fonti, se non sbaglio, del Timavo, anche perché altre fonti non ne vedo. Ecco, e quindi abbiamo
questa connessione, ora che il Timavo sia legato alla leggenda argonautica lo sappiamo tutti, dal Mar Nero risalivano il Danubio, poi prendevano la Sava o la Drava e arrivavano a Prato alla Drava, che è in Italia oggi, ecco, e poi scendevano per l'Isonzo, questa è una via. Ma addirittura sottolineare con forza un Dioscuro che arriva col cavallo in Adriatico è perché quest'area veneta è così permeata e legata a una produzione, se volete addirittura un culto di cavalli. Ricordo che quando il gran re Serse, siamo nel 480, fa la sua marcia a nord verso il fiume Strimone, ecco, e anche lì c'è un immagini dicono di sacrificare 4 o 6, non ricordo il numero, cavalli bianchi. E il cavallo bianco torna diverse volte. Quindi è un qualcosa che nell'immaginario collettivo, immaginario collettivo greco, perché chi ci racconta queste cose è Erodoto, insomma, ecco. E ricordiamo tanto che il cavallo è legato alle acque, perché non soltanto perché i cavalli nascono dalle fonti spesso nel mito, ma perché sono, come posso dire, ipostasi animali di Poseidone. È Poseidone il dio che è il domatore dei cavalli. Ricordiamo che al di là della facciloneria del dire che Poseidone è il dio del mare, non è affatto vero, cioè Poseidone, questo lo ricordo sempre perché è proprio un'immagine cosmica che è importante, no? La tripartizione, Zeus è il dio della volta stellata, Ade è il dio di quello che sta sotto, Poseidone è il dio della crosta terrestre e della crosta marina e del mare, per cui è il dio che provoca i terremoti, è il dio che però sa domare i cavalli, questa è una delle sa scuotere la terra, appunto, anche, non è soltanto il dio del mare, è il dio di tutte le acque del mondo, ma anche il dio della crosta terrestre, per cui la connessione cavallo-Poseidone è anche molto, cavallo-acqua è anche molto importante. Bene, allora noi ringraziamo i sopravvissuti a questo gelo, che sono realmente i nostri più affezionati ascoltatori, e come avete sentito assolutamente ormai fuori sacco, come bellissima conferenza direi singola, il professor Luigi Sperti terrà questa lezione, questa conferenza il 3 marzo, ecco, che quindi avrà un respiro autonomo e spero di vedervi tutti. Noi riprenderemo un ciclo. Ne parlavamo prima con Molin, con il dottor Molin e con la dottoressa Giacri, in ottobre-novembre dell'anno prossimo, con qualche sorpresa. Ecco, grazie a tutti. La dottoressa. Grazie davvero di averci portato così piacevolmente tra acque diverse nel ricco mondo dei cavalli, dei semidei e delle letture tra le tragedie che ricordiamo così, ricche appunto di personaggi, di colori, di situazioni, di paesaggi. Grazie, saluto tutti voi. Grazie per la pazienza di essere rimasti al freddo, anche grazie soprattutto ai relatori, al professor Bruccesi, sempre così dotto, ma anche che ci concede larghi spazi di immaginazione. Non sono dotto, sono vecchio, che è diverso. Ecco. Grazie a Monica Centanni, è sempre un piacere. Un saluto. Arrivederci. Grazie, dottoressa. Grazie a voi.